Buongiorno mister, arrivi al debutto in campionato con alcune assenze abbastanza pesanti, di giocatori importanti. La cosa ti turba o la rosa ampia ti consente di dormire sonno tranquillo? Buongiorno a tutti. Credo che nella nostra mentalità la prima cosa che ci debba essere non è crearci degli alibi. Mancheranno dei giocatori, ma abbiamo una rosa talmente ampia di formata da giocatori importanti che sicuramente chi andrà in campo non farà sentire l'assenza degli infortunati. La Cremonese ovviamente l'avrei studiata come sempre, che cosa ha cambiato molto anche lei, come giusto, che cosa ti aspetti, che squadra si deve aspettare? Ma è una squadra che utilizza il sistema di gioco del 4-3-1-2, una squadra che bada molto al solo, gioca molto delle verticalizzazioni e sfrutta molto la facilità dei giocatori lì davanti, quindi dovremmo essere pazienti e bravi, equilibrati, andando nella fretta. E sarà una partita molto difficile perché comunque è una squadra forte e attrezzata, completata anche in questi giorni con dei rinforzi. E sta a noi, ripeto, avere il giusto equilibrio durante la partita, non spazientirci, cercare di fare la nostra partita, cercando di non concedere loro la qualità migliore che sono quelle delle ripartenze. Ecco, quando abbiamo scontro fra neopromosse, no? E neopromosse con anche certe ambizioni, diciamo così, non sono squadre che vanno a vedere com'è, sono squadre che vanno a un campionato, lo affrontano di petto. Questo renderà ancora più equilibrata la partita, evidentemente, perché anche loro, insomma, noi sentiamo anche tifosi, Pinzola, tutta gente abbastanza gasata, nella piazza è piuttosto gasata, diciamo. Ma io credo che il campionato di Serie B sia un campionato molto difficile, a prescindere dal fatto della squadra che si possa affrontare domani. Chiaramente è una squadra che ha vinto il campionato in maniera diretta, quindi ha dei valori importanti. Si è rinforzata durante il mercato estivo, ma credo che dovremmo essere bravi noi, ripeto, a prescindere l'obiettivo che ci possiamo prefissare, quello che voglio, che vorrei che la mia squadra in campo lotti su ogni pallone, dia tutto quello che ha a disposizione e dove magari ci possano essere delle difficoltà, specialmente nelle prime partite anche a livello fisico, quello che vorrei, sono sicuro che i ragazzi lo faranno, è di metterci il cuore per far superare questi eventuali ostacoli, queste problematiche. L'ultima cosa da parte mia, mi chiedo se lei anticipasse la formazione perché giustamente l'ha iniettata, però su Pianetti che vuole sia un certo scheletro, pensi di concentrarti su quello o hai pensato a qualcosa di diverso? Ma è chiaro che oggi abbiamo ancora da fare la rifinitura, bisogna valutare ancora alcune situazioni per quanto riguarda il sistema di gioco. È appurato che stiamo portando avanti un percorso importante e dove sono contentissimo di quello che stanno facendo i ragazzi perché cercano continuamente di riportare in campo in una partita quello che si prova durante la settimana. E durante il ritiro a me ha lavorato benissimo, quindi mi auguro che quello che abbiamo fatto si possa vedere in campo. E per quanto riguarda la formazione non l'ho ancora deciso Paolo, tu sai che io non la porto fino all'ultimo momento, ma perché credo che sia l'unico modo di rispettare i miei giocatori, visto che è una rosa ampia e visto che non ho la possibilità di far giocare tutti, cosa che meriterebbero per come hanno interpretato, ripeto, il lavoro quotidiano, e penso che l'unica forma di rispetto che possa avere nei loro confronti è di valutare il tutto fino all'ultimo momento. Mister, buongiorno. Si parlava di una Cremonese rinforzata che ha cambiato un po', ha cambiato tanto. Anche il Parma, a mio modo di vedere, ha fatto un mercato attento, ha cambiato, ha messo molti giocatori dentro una cosa già più o meno definita. Cosa manca? Perché comunque adesso si sta chiudendo il mercato, sono gli ultimi giorni. Io credo che a 24 ore della partita dispendere energie nel pensare a quant'altro possa essere un errore da parte mia. Quello che devo fare è valutare il materiale che ho a disposizione, è un materiale importante, e cercare di affrontare la partita di domani, ripeto, con il materiale che ho a disposizione. Poi, per quanto riguarda il mercato, sono ampiamente fiducioso sull'operato del direttore sportivo, sull'operato della società, quello che mi porta, quello che il mio compito è quello di allenare, basta, quindi devo pensare solo al campo e alla partita di domani per affrontarla nel migliore dei modi. Tornando quindi alla partita, ci sarà domani un clima un po' speciale, nel senso che è un debutto, è l'Open Day, ci saranno molti occhi, diciamo così, di tutta l'Italia, penso io. Gli occhi di tutta l'Italia saranno puntati un po' su Vitolo,
Chiaramente c'è da parte mia c'è voglia di iniziare, ma come da parte anche di tutti i ragazzi. Come ho detto prima, siamo partiti tardi, in questo mese, più di un mese, abbiamo lavorato veramente duramente, no? Quindi c'è voglia da parte di tutti quanti di domani di scendere in campo. Siamo onorati di essere i primi a farlo, ad aprire questo campionato, ripeto che sarà molto difficile. Parma, una piazza, un blasone importante, quindi sicuramente sarà emozionante domani l'inizio di questo campionato. Quello che mi auguro è, ripeto, a prescindere dagli obiettivi, che ci sia una crescita da parte della squadra, che la mia squadra vada in campo lottando su ogni pallone, perché credo è la dimostrazione della passionalità e del senso di appartenenza di questa tifoseria, che hanno sempre badato soprattutto all'atteggiamento e non tanto al risultato. È chiaro che il risultato è importante, però è una conseguenza. Quindi quello che mi sento di promettere è che comunque, ragazzi, che la mia squadra comunque lotterà su ogni pallone, cercherà di rendere la vita difficile a chiunque sia l'avversario, a prescindere dal fatto dell'importanza o meno della squadra avversaria. Faccio l'ultima domanda da parte mia: tutto questo contorno, considerando che comunque siamo ancora in preparazione, che partita si aspetta? Io credo che la squadra stia bene fisicamente. È chiaro che le prime partite servono da rodaggio per tutti, no? Sia per noi che per le squadre avversarie, per mettere in minutaggio nelle gambe. E come ho detto prima, sicuramente poi ci saranno delle difficoltà, magari la benzina verrà meno, anche per la condizione climatica, ci farà molto caldo, però quello che sono convinto è che, ripeto, che i ragazzi poi utilizzeranno il carattere, l'aspetto più importante, no? Il cuore, per cercare di oltrepassare questi ostacoli. Campionato di Serie B è un campionato lungo e difficile, 42 partite, 5 turni infrasettimanali, e non si può dare nulla per scontato, ecco. Quindi quello che mi auguro è che ci sia una crescita da parte della mia squadra, quello che mi auguro è che ci sia equilibrio sia da parte nostra che da parte di tutto l'ambiente, di non esaltarci dopo una vittoria o di non deprimersi dopo una sconfitta. E se saremo bravi a essere equilibrati, ripeto, andare in campo lottando su ogni pallone e giocando in maniera intelligente e soprattutto con il cuore, credo che ci potremo levare delle soddisfazioni. Salve, mister. Buongiorno. Le chiedo, in molti avete io voi, anche molti tifosi, i giornali indicano il Parma come possibile outsider o addirittura come tra le favorite per la promozione. Questo le dà fastidio, un pericolo in più, come lo accoglie, insomma, questa considerazione? Io credo che ci siano delle squadre, come ho già detto precedentemente, attrezzate come noi, o con quale possono essere Pescara, Empoli e Palermo, che sono le tre squadre retrocesse. C'è il Frosinone, che comunque ha sfiorato la promozione e rispetto all'anno scorso si è migliorato tantissimo. E c'è il Bari, che sono 3 anni che sta allestendo ottime squadre per cercare di vincere il campionato. Quello che penso è che, ripeto, a prescindere il blasone, l'importanza e il mercato, che comunque può sbilanciare molto l'equilibrio su un obiettivo o un altro, è quello di essere equilibrati. Non ci sono favoriti, perché comunque il campionato di Serie B è difficile. Quello che mi auguro è di non rivivere alcune situazioni come l'anno scorso, del dover vincere, ecco, perché il dover vincere può comportare magari a non affrontare la partita in maniera serena e a farsi dar meno la palla rispetto ad altre situazioni. Ci vuole serenità nell'affrontare la partita, quindi il dover vincere non ci deve essere. Dovremmo essere bravi, appunto, ad avere un certo tipo di equilibrio, ripeto, ma sia noi che tutta l'ambiente, perché abbiamo già pagato dazio l'anno scorso sul dover vincere. Quindi, ripeto, noi siamo consapevoli che facciamo parte di una società importante, che ha un blasone, che ha una storia. Siamo consapevoli della tifoseria che abbiamo a seguito, perché la dimostrazione è stata quella che il pubblico nella finale dei playoff. Quello che vogliamo fare è sicuramente dare delle soddisfazioni. E in 120 anni 3 campionati di fila non l'ha mai vinto nessuno, no? Come diceva giustamente Inzaghi.
credo che nella vita non ci sia niente di impossibile, deve essere una motivazione, però se mai nessuno ci è riuscito vuol dire che qualcosa di difficoltà c'è, però ripeto, per noi deve essere una motivazione e nel cercare di fare il meglio possibile, ripeto, siamo consapevoli di chi parlo di società, di città e tutto quant'altro rappresentiamo. Mister, per il regolamento della Serie B necessariamente gli over possono essere al massimo 18 più giocatori bandiera. Io non vi chiedo naturalmente i nomi, però avete già chiaro, lei e Faggiano, su quali giocatori dovranno in questo finale di mercato cambiare? In questo momento abbiamo la possibilità di fare una lista provvisoria, quindi si pensa alla partita di domani, poi successivamente si penserà al resto. Ok, ultima cosa, quali sono i giocatori che domani sicuramente non saranno disponibili? E degli infortunati si è riunita il gruppo di Gaudio, oggi valuteremo Scozzarella, quasi sicuramente non saranno dalla partita Scavone e Sirigaglia e Saporetti che è il lungo di me. Una curiosità, non è semplice però da 0 a 100, cioè quando uno inizia la preparazione della squadra, da un progetto, dice cerco di mettere, fare del fondo, per avere però una certa dell'altezza quando le partite contano, ma è ovvio che non arrivi all'inizio della stagione al 100%, è possibile che partire al 100% credo ci si arrivi anche facendo delle partite tenere. In questo momento, dicevi che tu prima quello che mancherà lo supereremo col cuore, con l'atteggiamento, in questo momento secondo te potendo riassumere in una cifra la condizione psicofisica, tattica, la squadra da 0 a 100 come sta? La squadra sta bene, percentuali sono bravo a darti, però ti posso garantire che la squadra sta bene, ripeto, all'inizio del campionato, come hai detto giustamente te, la condizione ottimale non può essere quella del 100% perché comunque mancano delle partite e non c'è cosa più allenante che la partita a livello di competizione, di campionato, però stiamo bene e quindi, ripeto, lì dove scendere le difficoltà ci saranno anche per loro, quindi sarà molto importante la gestione della partita a livello mentale quando ci sarà da soffrire o quando ci sarà da colpire e affrontarla in maniera giusta. Si percepisce la differenza di sai, nel caso sono i cliché, non cliché è che il giocatore per una certa corporatura ci mette più tempo ad andare in forma, a raggiungere la brillantezza. Si percepisce questo nella mente, nelle partite, ci sono poche aneddoti, quelli non so, i piccoletti che vanno più forte, gli altri ci mettono più tempo, sì, sì. O sono modi di dire? No, fisiologico è magari più struttura si ha, magari più si fa fatica a entrare in condizione, è normale, però. E, ripeto, si è lavorato molto bene, questi ragazzi hanno interpretato questa preparazione in maniera eccellente e sono soddisfatto di questo. Quello che mi auguro è che riusciamo a riportare in campo quello che abbiamo fatto quest'estate e saremo già a un buon punto, però te sei stato anche presente in ritiro e visto con che intensità e in che modo hanno lavorato. Noi pensiamo che il risultato settimanale venga fuori in base a come si lavora durante la settimana. E i ragazzi, devo dire, per come interpretano ogni singolo allenamento, meriterebbero sempre di vincere le partite. È chiaro che poi di fronte c'è un avversario che dobbiamo dar conto. L'ultima, non posso uscire qua, mister, senza fare una domanda sul fatto del momento. Cioè, io so che lei non va a parlare di mercato, so che pensa solamente alla partita, però io la devo fare un po' di capace. Ma... Ma non lo so, c'è chi opera sul mercato, ripeto, io devo a 24 ore della partita devo pensare ai ragazzi qua a disposizione, ho letto anch'io di questa eventuale possibilità, ma in questo momento devo pensare solo e esclusivamente ai giocatori che ho a disposizione. E in questo momento in quel ruolo c'è Emanuele Calaiò, che è una garanzia, che l'anno scorso è stato un artefice della vittoria del campionato. C'è Felice Vaco, che devo dire mi sta, non dico, un giocatore che ho sempre stimato, no? Però vi posso garantire che per come si è presentato, per come sta lavorando, veramente merita qualcosa di importante. Poi c'è anche Nocciolini, che l'occorrenza in quel ruolo può farlo benissimo, quindi devo solo pensare ai giocatori che ho a disposizione, è inutile spiegare energie così ravvicinate a una partita come quella di domani. Importante perché comunque è la prima partita, quindi sicuramente vogliamo ben figurare.